responsabilità, passione e sogno. Il sogno perché è il sogno credo di ogni bambino che ha la passione per i motori, come era il mio quando mi aggrappavo qua alle reti a Fiorano. E per realizzare certi sogni ci vuole molta passione. Ho avuto la fortuna di iniziare davvero da molto giovane in questa azienda incredibile, diciamo davvero l'azienda dei sogni, no? La Ferrari è qualcosa di unico e la Ferrari mi ha dato la possibilità di arrivare a raggiungere, di raggiungere questi numeri, quindi qualcosa di unico. Quando collaudo queste vetture incredibili, bisogna essere davvero concentrati. L'approccio è sempre in funzione del lavoro che è stato svolto sulla vettura. Parliamo con i tecnici di F1 clienti e in funzione a quello varia la tipologia di test o di delibera della vettura. Quindi in più con le macchine, diciamo un po' più datate, c'è un approccio sensibilmente diverso rispetto a quelle di ultima generazione. È un lavoro particolare, chiaramente dopo tanti anni l'esperienza ti porta a svolgere queste attività con maggior naturalezza. Mi sento sicuramente un privilegiato perché avere la possibilità di guidare tutte le Formula 1 della Ferrari è qualcosa di unico e me lo fece notare qualche anno fa proprio una persona all'interno di Ferrari che mi disse: "Ma tu ti rendi conto che sarai l'unico al mondo ad aver guidato tutte le Ferrari di Formula 1?" E lì mi fermai un attimo a riflettere e sì, aveva ragione e quindi spero di collaudarne ancora per tanti anni. Se dovessi scegliere una monoposto, una vettura è sicuramente la 2004. La 2004 ha rappresentato per me davvero qualcosa di speciale. La ritengo la regina delle Formula 1. Abbiamo svolto parecchi test, migliaia di chilometri con la scuderia in quegli anni e poi mi porta anche dei ricordi importanti con Michael.